grazie di essere venuti. Lei è Maria Stella Pieroni. Allora, oggi siamo al terzo giorno di questa, per qualcuno di noi è il terzo giorno, per qualcun altro invece ci vediamo adesso per la prima volta, ma il Centro Nazionale per il Volontariato, di cui io sono più o meno degnamente il direttore, e sono Paolo Picocchi, e qui ci sono altri miei amici e collaboratori, organizza ogni anno un seminario di formazione residenziale che poi per noi è il momento in cui cerchiamo le idee da sviluppare per il Festival del Volontariato che facciamo a maggio. Quest'anno ci siamo trovati ad Aliano, venerdì e il sabato, abbiamo terminato ieri il ciclo di studi, diciamo così, e abbiamo provato a costruire un fine settimana che fosse anche un po' più piacevole anche per le persone che comunque da venerdì pensano, ponzano e studiano, insomma noi l'abbiamo un po' ammazzato. E quindi ieri sera abbiamo avuto una bella serata con le aree di Puccini, per chi c'era, e qualche calice. E oggi siamo qui. Siamo qui perché anche il seminario, che peraltro si chiama come titolo Vox Populi, non nasce così per caso, ma nasce dal confronto all'interno degli organi di CNV e con i suoi partner. Poco prima della fine, dell'inizio delle vacanze, abbiamo avuto alcuni appuntamenti interni dei nostri organi. In quell'ambito, uno dei temi che ci è stato chiesto di esplorare, di tenere sotto la lente d'ingrandimento anche nel seminario, perché poi confluisse nel festival, è stato proprio quello, colpa peraltro in gran parte appunto di Maria Stella, della salute mentale. Noi siamo sempre stati molto sensibili a questo tema perché abbiamo fatto un lavoro negli anni di accompagnamento al di poi, di accompagnamento. Noi abbiamo chiesto di poterci accompagnare perché abbiamo ritenuto che fosse una cosa molto importante per le persone da fuori regione. Il di poi è un'esperienza toscana veramente significativa perché raccoglie quasi circa 50 realtà in Toscana che lavorano sul tema del dopo di noi, quindi tutto ciò che è del durante dopo di noi, si dice più correttamente, no? Quindi tutto quello che è la cura della persona con problemi di non autosufficienza, soprattutto nell'ottica e nella logica del rapporto con la famiglia e con quello che poi sarà la sopravvivenza, dopo che ovviamente non di là, no? I figli, come sempre dovrebbe accadere, sopravvivono ai genitori e i genitori si pongono il problema poi di come garantire un futuro dignitoso. C'erano molti motivi quindi per trovarci qui stamani, l'ultimo il fatto che noi il nostro seminario residenziale lo facciamo qui accanto, quando si viene qua su queste colline la casa seminariale dove abbiamo fatto questo seminario ad Aliano, dietro quasi ci vediamo in linea d'aria e il Fregionaia, insomma il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano aleggia in qualche maniera sempre e attira l'attenzione. Abbiamo trovato questa collaborazione bella con la Fondazione Tobino e lì c'è stato un altro filo che si tirava perché, vi dicevo, ieri sera facevamo Puccini, volevamo anche per gli ospiti che venivano da fuori fare un po' anche di Luca e i suoi artisti, la sua cultura, i suoi personaggi. Tobino, scrittore, Tobino, dottore, Tobino, legatissimo a questo luogo, Mario Tobino è, diciamo, lucchese, lato senso, la famiglia, come si legge nel suo libro La Brace dei Piassoli, era ligure, comunque lui
di Areggino, ma insomma per noi a Lucca, tra Viareggio e Lucca, insomma non è che si dice proprio che sei lucchese, se sei di Viareggio, ma insomma diciamo che è nostro. Ha vissuto lunghissimo tempo qui, ha lavorato qui, di Maggiano ha scritto nel libro in vari luoghi, ma insomma il libro forse più così, simbolico è Le libere donne di Magliano, Magliano è Maggiano, una licenza poetica, e quindi parleremo anche di Tobino e leggeremo anche qualche brano. Però insomma, siccome siamo un centro nazionale per il volontariato, facciamo delle belle cose, cerchiamo anche di godercelo un po', ma una finalità, uno sfondo sociale, un obiettivo anche un po' più alto di costruire un po' di accumulazione culturale ce l'abbiamo sempre. Siamo anche, volendo, a un periodo di anniversari importanti, perché la legge Basaglia e quant'altro, ma non occorre andare a cercare poi in realtà la storia, perché basta l'attualità, insomma, il motivo per cui abbiamo voluto riaccendere questo fuoco d'attenzione è stato anche perché, come diceva Maria Stella, si legge in maniera preoccupante nella cronaca di qualche presa di posizione anche politica, probabilmente sull'onda di questa voglia di riformare tutto, di mettere mano a tutto, si discute di, qualche volta si banalizza, riapriamo i manicomi e così risolviamo il problema. Allora, se abbiamo una sensibilità, se abbiamo una coscienza civile, dobbiamo tornare su questi temi e dobbiamo accendere un faro. Abbiamo chiesto, in collaborazione con il DIPOI, abbiamo chiesto di trovare un interlocutore che, compatibilmente con la formula della mattinata, più leggera dei due giorni che ci hanno preceduto, quindi io mi devo accreditare, perché si vede sono rimasto nel modalità seminario residenziale, se continuo così la faccio io la conferenza. Abbiamo chiesto al DIPOI di individuare insieme una figura, una persona che ci potesse, da questo punto di vista, aiutare, e abbiamo quindi qui il coordinatore del forum della salute mentale, Danza, a cui chiedo di fare un po' il punto. Noi l'abbiamo detto così, rileggendo Basaglia, perché rileggiamo anche Tobino, ma insomma il punto è oggi dove stiamo andando e se non c'è il rischio che questa faticosissima consapevolezza che si è acquisita della problematica e delle traiettorie molto personali di ognuno delle storie che stanno dietro la salute mentale non rischi di perdersi altro che dopo di noi in una se diventa una strumentalizzazione da battaglia sui social, il tema della salute mentale o il tema della sicurezza, no? Perché poi si cerca sempre, c'è anche tutta la tematica degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi insomma volendo ce ne sarebbe di materiale per stimolare. No, dico, non volevo affrontare quello, dico, se vuoi banalizzare il tema e la butti in polemica becera è facile, no? Dire, vedi il matto che gira per le strade, se era richiuso non aveva tirato la coltellata, queste sono banalizzazioni. Michetto. Io intanto mi chiamo Vito Danza, ho lavorato 10 anni a Lucca nel CNSPDC, che è nei centri di salute mentale. Dal 2005 sono primario a Pescia e sono coordinatore nazionale del forum salute mentale. Questo forum, diciamo, è un forum basaliano. Il titolo che oggi mi avete assegnato è un titolo che farebbe tremare un po' le vene ai polsi, che è un titolo talmente grande, rileggere Basaglia.
Io ho 20 minuti disponibili, mi hanno detto, quindi vi lascio immaginare che cosa può significare. Io cercherò di dire qualche cosa che possa in qualche modo tornare utile. Intanto, rileggere Basaglia, io credo che in molti casi sarebbe utile il termine leggere Basaglia, perché come è stato scritto su un quaderno di foglie di informazione che mi ha fatto vedere stamattina Stella Pieroni, che io a suo tempo avevo letto, che è con un'introduzione di Agostino Pirella sulla situazione di Lucca e quindi anche di Maggiano. Agostino Pirella era, diciamo, il braccio destro di Franco Basaglia, ed è quello che quando Basaglia andò via da Gorizia, che andò a Trieste, per un periodo ha retto il manicomio di Gorizia e poi è andato ad Arezzo e ha chiuso il manicomio di Arezzo Agostino Pirella. E c'è questa cosa interessante che mi ha fatto venire in mente il periodo in cui arrivai a Lucca. Io arrivavo a Lucca da 10 anni di Piemonte, ho fatto sempre l'emigrante, da buon meridionale ho sempre emigrato, fatto la valigia e me ne andai da Salerno, me ne andai in Piemonte a Verbania, 10 anni lì e poi sono venuto a Lucca. 10 anni ho lavorato a Lucca e adesso sono 13 anni che lavoro nel Pistoiese. E quando arrivai a Lucca me lo fecero vedere subito quel numero di foglie di informazione per darmi un'idea della situazione un po' a Lucca. Ora, rileggere Basaglia, prima credo che sia stato, Bicocchi l'ha accennato, Basaglia significa legge 180, significa la legge che ha chiuso i manicomi. Oggi lui accennava a un discorso che abbiamo letto sui giornali, le posizioni di un ministro italiano di una forza politica di governo che dice che bisogna rimettere mano in senso regressivo, diciamo, alla legge 180, lasciando intendere che bisogna riaprire dei luoghi per la psichiatria esclusivi, ma luoghi hard tipo stile manicomio, anche se forse i vecchi manicomi tipo Maggiano nessuno pensa più di costruirle per due ordini di motivi. Prima, perché sono antistorici, ma secondo perché hanno dei costi insostenibili. Quindi i manicomi di questo genere non li riaprirebbero più, dico fortunatamente. Però la logica e l'orientamento è quello di creare dei percorsi separati di esclusione e di tenere lontano dal mondo i matti. Questa poi è la logica che c'era sotto il manicomio e che c'è sotto le posizioni politiche espresse in questo periodo. Ma questo che cosa ci dice? Quando si parlava di Basaglia, dove si dicevano tante cose, la politica era più un sociologo che uno psichiatra, si dicevano sciocchezze in mano, in realtà, come diceva Bicocchi prima, la legge 180 ha fatto la politica, sono i parlamenti, ma mica sull'ortopedia il Parlamento fa mai una legge, o sulla cardiologia, sulla salute mentale e sulla psichiatria sì. L'ha fatto quando ha istituito i manicomi, l'ha fatta per chiudere i manicomi, l'ha fatta per leggi regionali per istituire i servizi territoriali di salute mentale. Quindi questo ci dice già come la politica ha un rapporto molto stretto con la psichiatria di Cersa. Perché? Perché dentro il concetto di psichiatria, nella sua genesi da quando è nato, uno dei motivi era il controllo sociale, la politica, perché il controllo sociale è un termine che attiene un po' alla politica, e la politica è connaturata nelle basi della parola psichiatria. In realtà, se noi dovessimo definire oggi la psichiatria e basare in termini un po', come dire, tra il paradossale e l'ironico, lui che era stato universitario, era direttore di manicomi, migliaia di pubblicazioni scientifiche, raccolte nelle opere, nei due volumi dell'Einaudi c'è tutta la parte pre-180, tutta la parte fenomenologica di Basaglia che era nato come fenomenologo e tutta la parte poi anti-istituzionale della chiusura e della lotta ai manicomi. Ebbene, Basaglia in tutto questo
si, come dire, si muoveva e, in, si muoveva in questa logica, che era quella di avere la consapevolezza che in qualche modo la psichiatria attiene pure alla politica. E se dovessimo disegnare il concetto di psichiatria oggi, noi che cosa potremmo dire? Che cos'è la psichiatria? La domanda retorica che si fece Basaglia nel 67 scrivendo, è la cosa che dicevo prima, scrivendo un libro dal titolo Che cos'è la psichiatria? Lui che era psichiatra universitario prima, direttore di manicomio dopo, cioè, si faceva questa domanda apparentemente retorica, ma che serviva semplicemente per disegnare e ridisegnare il termine di psichiatria. Ora, noi la psichiatria ce la dovremmo immaginare come una parola al centro di un'area di forma virtuale pressoché triangolare. Immaginiamoci un triangolo e la psichiatria è collocata al centro di questo triangolo. I tre lati di questo triangolo guardano la storia delle idee, la idea invescita, dicono i tedeschi, la filosofia. Questa è la storia delle idee, uno dei lati. E poi vi spiego perché nell'accezione basaliana poi questa cosa ha un senso. L'altro attiene il controllo sociale e quindi la politica, e l'altro attiene la medicina, ovvero la cura. Al centro di la psichiatria, al centro di questo triangolo, di questi tre lati. Ed è una cosa molto complessa e molto complicata. La psichiatria non è quella che dicono i medici, i psichiatri, che troppo spesso si è come dire, pensato di scimmiottare la medicina clinica, pensando che la psichiatria possa essere una branca della medicina al pari della cardiologia o al pari dell'ortopedia o della nefrologia e così via, perché dal punto di vista scientifico è una menzogna dire questa cosa qua. E vi spiego perché. Quando noi diciamo prendiamo due cose eclatanti, una della clinica medica, una polmonite batterica, e prendiamo una cosa, una definizione tipica della psichiatria, una definizione di importante, schizofrenia. Prendiamo queste due parole e queste due diagnosi e andiamo a vedere se tutte e due sono assimilabili. Noi sappiamo, e la storia ce l'ha detto, che la psichiatria dal punto di vista epistemologico, direi, cioè dal punto di vista proprio dei fondamenti, si legge su cinque pilastri: eziologia, patogenesi, diagnosi, terapia e prognosi. Questa la medicina, ogni medico di medicina somatica del corpo ragiona così quando vede un paziente, quando vede una persona, che rispetto a quello cerca prima eziologia, quale può essere la causa di quella malattia, la patogenesi, come si sviluppa nelle persone questa malattia, la diagnosi e così via, tutte e cinque pilastri. Ora, prendiamo la polmonite batterica, che è una cosa, ma potremmo prendere l'epatite virale, potremmo prendere qualsiasi altra forma. La polmonite batterica, noi oggi in laboratorio, l'eziologia è nota nel senso che conosciamo, e lo possiamo fare anche con sia con una serie di esami, sia radiologici, ematici, isoliamo il batterio, sappiamo che l'eziologia, la causa della polmonite batterica, sappiamo qual è. La medicina ragiona così. Poi sappiamo la patogenesi, noi sappiamo come si sviluppa una polmonite batterica in un individuo. E c'è lì 40 giorni, le fasi dell'epatizzazione, eccetera, dopo 40 giorni, se trattata adeguatamente, la polmonite batterica, una persona, salvo complicanze, eccetera, al 99% guarisce. La diagnosi, se mettiamo insieme 5 pneumologi intorno a quelle 5 interviste, intorno a quel paziente, con tutti gli esami di laboratorio, le lastre, eccetera, tutti e 5 faranno la stessa diagnosi. È difficile che uno dica che è un'altra cosa, con gli esami, le lastre e tutte le altre. E quindi per la diagnosi, per la terapia, che la terapia sia antibiotico, poi si possa ottenere i cortisoni eventualmente, che possa essere poi una terapia, cambiare la molecola dell'antibiotico, ma sostanzialmente saranno tutti d'accordo che antibiotico e cortisonici, antipiretici, come, non come risolutiva, però come cura, i farmaci su cui che si usano sono questi.
E la prognosi? La prognosi è benigna se trattata adeguatamente della steganomagica anserina. Questa è la medicina. Ora, se uno pensa di mettere la psiatria poggiando sui cinque pilastri, quando dico epistemologico, dico di una cosa che è fondativa, che è la cosa scientificamente valida, perché la scienza è epistemologia, e se la medicina è una scienza è anche epistemologia. Scusate il pasticcio o il gioco di parole, però per dire che quando si dice epistemologia si dice i pilastri fondanti su cui poggia una certa disciplina. Prendiamo gli psichiatri, prendiamo la schizofrenia. Eziologia, causa, sconosciuta. Patogenesi, come si sviluppa? Se mettiamo 10 persone su un gruppo schizofrenico, si sviluppa in 10 modi diversi. Prendiamo la diagnosi. E guardate, questa è una cosa, ve lo dice uno che ancora oggi lavora e sta al pezzo con le persone. Mettete insieme 10 psichiatri intorno a una persona, uscirà sicuramente qualche disturbo bipolare, qualcuno schizofrenico. Anche sulla diagnosi non c'è un accordo, perché il fondamento su cui legge è debole. Terapia. E là, peggio di andare di notte. Senza andare lontano, ci sono cliniche vicino alle nostre realtà che sono capaci di prescrivere farmaci che vanno, devono una pagina bianca di un che non basta, bisogna girare dietro, sono scritte avanti e dietro, per dire, e c'è di tutto dentro, c'è l'antidepressivo, c'è l'antipsicotico, l'ansiolitico, c'è qualcosa che bene o male, qualcosa devo cogliere in qualche modo, ma questo non per colpa dei professionisti, è così la prognosi. E, ci sono delle persone con un disturbo schizofrenico che hanno una guarigione sociale perlomeno molto importante, altri che hanno un'involuzione, una riflessione continua, eccetera, e quindi anche là è difficile prevederlo. E quindi pensare di mettere insieme nella stessa area, cioè medicina, due situazioni che sono completamente che non riescono a collegarsi tra loro sui fondamenti, sui pilastri su cui devono ragionare, è una cosa un po' forzata. Perciò io dicevo, questa definizione di psichiatria, certo che contempla anche la medicina, certo che contempla anche i farmaci, però li contempla in parte questo, perché a noi possiamo dire tutte le cose che poi leggiamo nel mondo e sui giornali. Una radiografia del cervello, se non è per un fatto legata a fenomeni vascolari o a fenomeni altri, cioè, per la psichiatria, per la schizofrenia non ci dice niente, zero ci dice, nonostante i tentativi di ricerca che vanno fatti, per carità, ma che sono tentativi di ricerca per vedere alcune cose, ma che non vanno spacciate come certezza della psichiatria, perché quello che in sintesi si dice, che la psichiatria ha uno statuto epistemologico, quindi scientifico, debole. Questa la psichiatria è così. E pensare alla psichiatria, come sta negli ultimi vent'anni, perché si sono fatti dei danni micidiali negli ultimi vent'anni, con la storia delle neuroscienze. Le neuroscienze sono una cosa seria, hanno dato pure risultati importanti, soprattutto nel campo della neurologia. Nel campo della psichiatria probabilmente ci troviamo con un pugno di muschi in mano, niente è successo, come non succede niente da tanti anni. Ora, con questo voglio dire che la psichiatria, se la vogliamo assolutizzare e rendere una disciplina forte, non andremo molto avanti. Se invece al centro del nostro operare, di operatore della salute mentale, perché una cosa è certa, la sofferenza psichica esiste, ed è vera, reale, ed è una cosa drammatica e devastante in tante occasioni. La sofferenza mentale c'è. Il problema è che questa sia una malattia intesa come malattia, come intendevo prima, cioè con una malattia della medicina che abbia quel tipo di sviluppo e quella cosa, diremo delle fesserie. Questa è un po' l'idea basaliana di quando è nato, perché dove voglio arrivare? Basaglia, con la legge 180, la cosa più grossa di tutta la rivoluzione basaliana non è stata tanto e in primis la chiusura dei manicomi. Quella è stata una cosa importante ed è quella più diffusa, ma quelle che Basaglia voleva realmente fare era trasformare la psichiatria. Questo è il punto vero. È chiaro che trasformare la psichiatria doveva necessariamente comportare la chiusura dei manicomi. Una psichiatria come la intendeva lui non poteva contemplare un manicomio. Ma la cosa importante, uno dei concetti, una delle cose importanti di campo Basaglia era la trasformazione della psichiatria,
Trasformarla che significava? Significava alcune cose importanti. Dice, noi abbiamo di fronte una persona, abbiamo di fronte un soggetto che è unico e che è una persona prima che essere un malato. Quindi non oggettiva, perché guardate, l'esempio, l'oggettivazione, noi la possiamo anche capire, e si capisce anche poco, ma si può anche in qualche modo spiegare in chirurgia, che è una branca della medicina, un settore della medicina. Quando il chirurgo arriva in sala operatoria e se deve fare la colicectomia, lui vede soltanto quel quadrante, il resto del paziente è tutto coperto, non gli interessa niente, gli interessa quello. Perché? È oggettivato il discorso. A lui interessa fare un buon intervento e togliere la colicista. Questo deve fare. Dopodiché la faccia, l'espressione del paziente sedato, oltretutto, cioè, a lui gli interessa poco, a lui gli interessa quel quadrante. Quindi c'è una forma di oggettivazione che in alcune forme della medicina esistono, non in tutte, diciamo, perché il paziente oncologico probabilmente si approccia anche diversamente, non solo con la medicina, là probabilmente alcune situazioni psicologiche, umane, di relazione, di rapporto sono necessarie. Però gran parte della medicina invece lavora sull'oggettivazione. Allora Vasari che dice? Dice lui, quando gli chiese quella domanda in quella trasmissione che rimase storica, voi ditemi quando mi devo fermare, che io mi fermo perché sennò mi perdo, quando gli chiese Sergio Zavoli, che fece quella nel 69, fece il giardino, i giardini di Abele, i giardini di Abele, per la trasmissione, chi si è andato su YouTube la vedete ancora. Alla fine c'era un'intervista a Basaglia in cui gli chiesero, disse, scusi professor Basaglia, ma a lei interessa più la malattia, la schizofrenia o la persona che ha disturbo schizofrenico? E lui rispose secco, dice, indubbiamente il malato non interessa tanto la malattia, che invece alla medicina interessa tanto la malattia. Alla psichiatria, se pensiamo di oggettivare la persona e di renderla, come dire, distanziata, per cui io dall'alto del mio sapere riesco a fare, a inquadrare, a dire, a fare tutto, prescindendo da te persona e soggetto, diventa difficile, diventa complicato se non è impossibile. Significa oggettivare le persone. A quel punto possiamo fare solo una cosa, somministrare farmaci. Perché se l'altro non è un soggetto, non è una persona, è una malattia da curare, io la posso curare solo in maniera oggettiva, o dandogli farmaci, o facendoci un elettroshock, che viva a dire stanno scomparendo quasi del tutto, o facendo pratiche di questo genere. Ma per esempio già non posso fare una psicoterapia in un paziente oggettivato in qualche modo, perché già quella si fa a due, con un soggetto di fronte. Per dire, tante implicazioni, per cui in Basaglia quello che puntava era di trasformare una psichiatria che mettesse al centro il soggetto, la persona, e non la malattia, che mettesse tra parentesi la malattia. Mettere tra parentesi è stata un'espressione che Vasari ha mutuato dalla fenomenologia, mentre la sospensione fenomenologica si dice, cioè di dire in qualche modo che non l'annulliamo, però in questo momento abbiamo di fronte una persona con tutte le sue difficoltà, tutte le sue angosce, tutte le sue necessità, eccetera. Occupiamoci di questa persona in questo modo e sospendiamo il concetto medicalizzato di malattia, lo mettiamo tra parentesi, lo teniamo da parte e occupiamoci della persona. E sostanzialmente questo era un po' insieme all'idea di libertà. Diceva Basaglia, la libertà è terapeutica, quindi è tutto al posto del manicomio, ovviamente. Il manicomio era l'antilibertà, non era la libertà. E qua si sarebbe da discutere tanto anche sulla riflessione che facevi tu all'inizio. Poi succede un evento drammatico, che poi anche su questo ci sarebbe tanto da discutere. L'evento drammatico succede. Però se succede, per strada succede a una persona in cura in un servizio territoriale, paginone su tutti i giornali, colpa della riforma. Se lo stesso episodio drammatico succede, come è successo, che in strutture con guardie armate dentro, e faccio riferimento agli OPG quando erano ancora aperti, nel 2008 un paziente internato a Montelupo Fiorentino ammazza un altro paziente, cioè per dire, qual è il problema dell'incidente? Se questa stessa cosa fosse successa fuori,
era la riforma. Succede in tutto quello che è l'antiriforma, che è sopravvissuta alla riforma, non solo manicomio, ma manicomio giudiziario con la polizia armata dentro, e succede. Quindi per dire che il problema dell'incidente, anche drammatico, è un problema su cui poi la gente, gli operatori soprattutto, si devono sempre interrogare se è stato fatto tutto il possibile per poterlo evitare, perché tutta questa cosa, eccetera. Però il problema non è che si può fare come si è fatto negli ultimi 10 anni, e diciamo grazie anche in particolare a una forza politica in Italia sul problema della sicurezza. La sicurezza ha messo insieme, come facevi i manicomi, ha messo insieme tanti soggetti diversi: immigrati, matti, prostituti, lungo le strade. Cioè la sicurezza ha riguardato tante cose, e in questo clima hanno messo tutto. Così come nei manicomi all'inizio ci finivano omosessuali, senza tetto in alcune situazioni, persone che avevano disturbi veri, epilettici, si mettevano persone che avevano disturbi neurologici che non c'entravano con il manicomio, si metteva di tutto. E così in questo cuocendo della sicurezza, perché si parla alla pancia delle persone, non si parla sui problemi reali, ci finiscono anche adesso di nuovo i matti. Che i matti dice, beh, ma forse ai chiudi i manicomi non si dovevano chiudere. E guardate questa storia della chiusura dei manicomi. Noi qua siamo nella fondazione Tobino. Tobino era uno che era contro la chiusura dei manicomi. Questo è bene che lo sapete. Lui era contro. C'è fu quell'articolo famoso del 79, l'anno dopo la riforma, il cui titolo era "Lasciateli a casa, lasciateli in pace, questa è la loro casa, il manicomio". Cioè dove stare già il manicomio. Ovviamente era tutta una posizione opposta a quella di Basaglia, a quella della riforma e della rivoluzione basagliana. Ora, che cosa è successo? E mi avvio subito alla conclusione, perché sennò qualcuno mi tirerà le orecchie. Che cosa è successo dalla riforma in poi? Tenete conto che i manicomi, nel punto più alto, hanno ospitato 110.000 persone in Italia. Questo era il numero di internati in manicomi. Oggi i servizi territoriali di salute mentale in Italia assistono quasi 1 milione di persone, con dei costi che, tra l'altro, io non dico che sono molto più bassi, si sono abbassati come si è abbassato tutto in questo paese, ma a parità di cose non costavano e non sono costate, benché molto decentrate, più dei manicomi. Nei manicomi, quando Pezzini, che è presente qua, se la ricorderà questa dicitura, sapete, quando moriva una persona in manicomio, spesso veniva usata la dicitura di missione biologica. Questa era la dicitura della divisione. Per cui quello poteva essere anche uno che si era lasciato morire, poteva essere anche una persona che legata pure a ormai a una situazione psichica talmente devastante e di chiusura che lo portava, lo consumava verso la morte. E queste persone venivano dimesse con dimissione biologica. Questa era la decina. Morivano delle persone anche nei manicomi, a parte gli atti di violenza, che poi quelli in tutti i manicomi d'Italia qualche atto di violenza è sempre successo, non è che il manicomio ti garantì. Cioè, se si ammazzano tra di loro non succede niente per strada. Questo poi è su questo che si fa leva, quasi parla di sicurezza, fregandosi di quello che è il malessere e la sofferenza reale di quelle persone. Ma in questi 40 anni che cosa è successo? Sicuro 1 milione di persone. E purtroppo la situazione non riguarda la legge Basaglia, non riguarda tanto Basaglia, perché Basaglia ha fatto la legge 180 nel 78, nel 80 è morto. Quindi lui, quelle che scaturiva dalla legge Basaglia, cioè la creazione di servizi territoriali, lui non li ha visti. Non li ha visti proprio. Non solo non ci ha messo mano, ma non li ha visti proprio. Perché era tutto da costruire, perché la legge 180, guardate, è una legge che, se avete voglia su internet la trovate, è una legge di 3 paginette di 12 articoli, il cui titolo è della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio. Questo è il titolo della legge 180. Sono 3 paginette. E tutta questa rivoluzione è contenuta in queste 3 pagine. Perché la coazione, libertà o forma coatta, quindi obbligo, esclusione, isolamento in luoghi, è tutto derivava da una forma, se era coatta o se era, non era coatta.
Lui ha fatto questa disciplina di... E quindi vedete, anche qua, non è che è stata una cosa avventata, per cui dici, la libertà è terapeuta, tutti liberi tutti. Non era così, perché il TSO... Quindi il fatto che obbligatoriamente, in situazione del tutto eccezionale, poi ve la leggerete la legge, dice che era una cosa possibile. Io stesso, che pur essendo di orientamento basaritano, nella zona che, per esempio nella Val di Nievole, che ho 130.000 abitanti, faccio mediamente 5 TSO ogni 100.000 abitanti. Su 130.000 abitanti ogni anno ne faccio 6 o 7. Questo è il numero di TSO. Perché? Perché ed è un numero bassissimo, uno dei più bassi d'Italia, ogni 100.000 abitanti come numero di TSO. Perché lo spirito della legge basale dice tu ti devi consumare dietro l'angoscia delle persone, ci devi perdere tempo, ci vai a casa, ci perdi pure 3 ore. Come è capitato, come capita pure a noi. Non è una cosa sbrigativa, togliere la libertà a un cittadino e dire, quindi con tutte le sue paure, angosce, disorientamenti, deliri, tutto quello che vogliamo, e tu questa persona la prendi e la porti di forza in ospedale, dove spesso viene anche legato. Ancora oggi, a 40 anni dalla legge 180, le convenzioni in questo paese esistono ancora negli SPDC, i servizi psichiatri di diagnosi, ancora oggi delle persone vengono legate e sono tante, guardate. Ma il punto qual era che diceva Basaglia? Diceva Basaglia, io ho aperto il manicomio, dico che la libertà è terapeutica, le persone si possono curare in regime anche di libertà, standogli dietro, non abbandonandolo a se stesso o abbandonando alle famiglie, standogli dietro, accompagnandolo nei percorsi, possiamo curarlo. Poi stabilisce anche il TSO in casi del tutto eccezionale, non come pratica ordinaria. E quindi questo sì, è una cosa che si può fare. Lui diceva, nelle lezioni brasiliane, conferenze brasiliane, lui era in Brasile per una serie di conferenze, poi è uscito un libretto che ha registrato tutte le sue conferenze brasiliane. E c'era uno psichiatra del Brasile che gli chiese, dice, professor Basaglia, ma secondo lei in Italia i manicomi sono chiusi per sempre? E lui rispose, infatti io non lo so se sono chiusi per sempre, eravamo nel 79, l'anno dopo la riforma. Non so, io credo che potranno pure tornare più forte e più grandi di prima. Noi, quelle che volevamo fare e quelle che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che si può fare. Abbiamo dimostrato con Trieste, Arezzo, il Frullone di Napoli, le esperienze anticipatrici della chiusura dei manicomi, abbiamo dimostrato che sono 10 anni che sono stati chiusi nel momento in cui è stata fatta la legge 180, non dire che si è aspettata in queste tre realtà anticipatrici, quelle più avanzate, diciamo, si sono chiusi addirittura prima della legge 180, ma intorno alla legge 180, diciamo. Poi la gran parte dei manicomi si sono chiusi nel 1999 con il decreto B, quando minacciò il direttore generale, o chiudete o vi do un po' di soldi dallo stipendio. Dopo 3 mesi si chiusero tutti i manicomi in Italia. Quindi erano quelle cose che sopravvivevano a se stesse, eccetera. E questo è stato un po', dice si può fare. Allora, io vi dico questo, che oggi lo spirito della cura basaiana, quindi di farlo in relazione con la persona, considerare l'altro una persona, che il rapporto, la relazione cosiddetta terapeutica, la relazione intersoggettiva è una cosa, uno strumento importante, che con le persone bisogna ascoltarla, perderci tempo e non focalizzarsi sulla parte diagnostica clinica esclusivamente. Anche quella, anche i farmaci sono importanti dal mio punto di vista, non è che io sono contro i farmaci, o dire che la sofferenza mentale non esiste. Esiste la sofferenza mentale e sono utili pure i farmaci, ma non vanno assolutizzati, perché i farmaci non guariscono le persone. I farmaci in psichiatria sono sintomatici, agiscono sui sintomi, è come la tachipirina. La tachipirina agisce sulla febbre, ma non sulla malattia che porta la febbre. Questa è la stessa cosa per quanto riguarda gli psicofarmaci. Allora, se tutto questo è una cosa fatta in questo modo, io vi dico questo. In linea con quello che credo sia un po' lo spirito della riforma, io dirigo un servizio, allora, storicamente quello della Val di Nievole, poi per un periodo di 2 anni, perché c'era una carenza, sono stato anche a Pistoia, e poi fin quando non si copriva il posto da primaria vacante a Pistoia,
Però nel SPTC della Val di Nievole e nel servizio territoriale della Val di Nievole, che dirige dal 2005, non è stata mai legata una persona. Sono 13 anni, mai. E la contenzione è uno degli strumenti principi che disegnava un manicomio. Quando tu volevi parlare di manicomio, parlare di abbandono, di contenzione, certo, non mica tutti erano legati, persino lo sai, il manicomio, ma c'erano le persone sistematicamente legate. E c'erano tutte. Allora, se oggi, riprendendo un po' lo spirito basaliano, ci sono in Italia tra i 25 e i 30 SPDC su 320 che non legano le persone, vuol dire che si può fare. Non è che ci sono dei marziani o dei supereroi, che si può fare, ma si può fare in che modo? E c'è la porta aperta all'SPDC di Pesce, se voi ci andate dalle 8 alle 20, la porta non è entrata, il paziente apre e esce. Invece le altre parti sono tutte blindate, è tutto un luogo che non si capisce bene che cosa deve curare, chi deve curare, soprattutto dei posti costruiti in una forma esclusiva e oggettivante delle persone. Però anche là, vedete, c'è una statistica che dice che negli SPDC in Italia mediamente si allontanano dagli SPDC 2,5, perché è una media statistica, pazienti al mese. Cioè significa che un SPDC si allontana in un anno intorno a 20-30 pazienti all'anno. Ora, pensate che l'SPDC di Pesci, che ha le porte aperte, in 13 anni si sarebbe dovuto allontanare 30 per 300 sui 400 persone, 450 persone, si sono allontanate 12 persone. Che poi abbiamo preso, riportato, è capitato, non è che non è capitato, ma anche là, vedete, quelle non è che sono cose che vanno assolutizzate, va compreso dentro un percorso di cura, atti di violenza, personale agli infortuni, degli SPDC, eccetera, da noi sono una cosa quasi sconosciuta. Ma la persona che ha un disturbo schizofrenico, da noi, non è che è diversa da quelle di Pisa, quelle di Bologna, quelle di Reggio Calabria. Il disturbo schizofrenico grosso modo è devastante nella stessa maniera, eccetera. Però il modo di curare le persone ti porta poi verso una situazione un po' più in uno sbocco anziché in un'altra, perché se la stessa persona lo giudi sotto gli avi, lo levi, quindi in cattività pensi di curare, stai tranquillo che il percorso di cura non va in discesa ma va tutto in salita e diventa molto più complicato. Io ho finito? Sì, io mi fermo qua perché sennò potrei continuare a dirmi grazie per la